sono il segretario regionale del partito Italia dei Valori, che fino ad oggi ha costruito in questi 12 o 13 anni una serie di presenze sul territorio, passando da un percorso democratico e quello congressuale, al di là di quello che se ne dice a livello nazionale. Io potrei essere nominato come parlamentare, ma rivendico il fatto che sono stato eletto in un congresso e quindi dopo una serie di congressi provinciali, per cui state tranquilli, insomma, il dibattito e il confronto dentro l'Italia dei Valori c'è sempre e continuerà a esserci. Due, sulla questione nazionale, e al di là di quello che ha già detto Zipponi, aggiungo che se si aprirà una fase come l'ufficio di presidenza ha annunciato, in quella fase il partito metterà tutto l'entusiasmo e anche le proposte. Il partito è vivo, lavora e nei banchetti a lavorare per la raccolta referendaria, in questo momento la lotta al diritto al lavoro. Credo che più di ogni altro momento oggi dovremmo ricordarci di queste iniziative. La lotta alla casta, piace o non piace, lo stiamo facendo in modo concreto, il no al finanziamento ai partiti fa male, perché è vero che è stato dimezzato, avevamo raccolto le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, in Parlamento si è arenata di fronte alle esigenze contabili o dagli istituti bancari che avevano anticipato i soldi ai partiti e quindi si sono garantiti questo tesoretto, e quindi noi vogliamo attraverso i cittadini, se non sarà il 2013 visto che la Costituzione non lo permette, sarà il 2014, ma i cittadini saranno chiamati al referendum a dire basta con queste forme di spesa pubblica. Certo, uno poteva metterne altre, poteva mettere la legge Mancia, poteva mettere il finanziamento ai giornali, insomma tante altre cose. Non si può andare ai banchetti con il lenzuolo delle firme, è un lavoro già difficoltoso così, e quindi abbiamo scelto questi quattro. Tra l'altro c'è anche la diaria dei parlamentari, quindi non abbiamo nulla da nasconderci, anche lì è un rimborso forfettario che ogni parlamentare ha, indipendentemente dalla provenienza, se dal Sardegna o dal Friuli o se invece cittadino romano e quindi fuori porta, come si dice. Quindi credo che siano battaglie coraggiose e in questo momento fanno anche male, perché il Parlamento è sempre fatto dai nominati, non è che il Parlamento dopo quello che è successo con la crisi Berlusconi e quant'altro è cambiato, i parlamentari sono ancora quelli lì, quei 160 che hanno cambiato la casacca eccetera eccetera, i 120 condannati o comunque che hanno affari con la giustizia in corso. Quindi credo che di fronte a questa realtà stiamo facendo delle battaglie coraggiose. Sul piano più nostro invece, anche politico di azione, credo che quello che si è tracciato in questi anni come IDV, a partire da Vasto di 3 anni fa, ma 2 anni fa, quest'anno abbiamo ribadito la linea di proposte di governo. Credo che lo abbiamo dimostrato nelle ultime amministrative, nelle precedenti. Certo, ci sono esempi negativi dove questo tentativo di creare un'alternanza al centrodestra con delle proposte serie, concrete e coerenti, quindi di centro-sinistra, a volte si spengono su interessi più di bottega, che però poi col tempo fanno male comunque. Quindi in alcune amministrazioni magari viene fuori la voglia più locale di preferire una coalizione che fa la somma matematica algebrica come motivo di coerenza anziché concentrarsi sui problemi. Quindi leggo che magari l'UDC di Brescia dice fuori le ali estreme, però l'UDC di Brescia lo dice con la voce di Quadrini, lo dice con la voce di ex assessori con Formigoni e Lega, quindi cioè, insomma, la coerenza vuol dire anche discontinuità nelle persone oltre che nelle azioni, nei programmi. Noi sul piano regionale abbiamo sottoscritto come comitato promotore PD, Italia dei Valori e SEL, una carta per il bene comune della Lombardia. Su quella carta che abbiamo presentato venerdì scorso si costruiranno le alleanze, chi si siede accetta
quei punti di riferimento che verrà preso, e quindi non escludiamo a prescindere nessuno, ma come ho letto nei giorni scorsi, lo stesso candidato dei socialisti italiani che dice fuori l'Italia dei Valori, per adesso sono fuori loro. Io oggi alle 3 ho un incontro con loro, perché ben volentieri vorremmo che anche la famiglia dei socialisti italiani partecipasse in questo centro-sinistra, ma deve cominciare a concentrarsi sui problemi della Lombardia e lasciar perdere invece i biscardini di turno, che nessuno è andato a ricordargli a lui i suoi precedenti, però dovrebbe forse pensare a questo, e la discontinuità dobbiamo darla anche in queste cose. Quindi oggi, se mi siederò con il segretario regionale dei socialisti italiani, queste cose è chiaro che andrò a dirgliele. Perché una coalizione nasce se lasciamo fuori dalla porta i veti, perché diversamente una famiglia in questa maniera non può crescere. Quindi se ci sono dei punti in comune li mettiamo sul tavolo e ragioniamo. Se invece si parte da quale eventualmente è il punto di non condivisione, allora abbiamo sbagliato tutto. Però in Lombardia questa è la strada che continuiamo a perseguire anche nei prossimi giorni. Abbiamo naturalmente accettato un percorso che, come IDV, poche volte l'avevamo seguito, che è quello delle primarie. Questo è una novità, quindi abbiamo partecipato a costruire le regole e insistere perché le primarie si facciano anche in Lombardia, pur sapendo che i tempi stretti fanno prendere ai partiti la tentazione di trovare delle scorciatoie, e personalità capaci spesso vogliono rimanere rinchiuse nelle proprie stanze che li proteggono, siano il mondo della cultura che sia il mondo della ricerca, e vorrebbero avere la scorciatoia, e allora mettono a disposizione la loro professionalità. No, le primarie è un modo per presentarsi davanti ai cittadini e quindi essere scelti dai cittadini. La facciamo in sabato, il 15, abbiamo messo una scadenza che è il 17 novembre anche per presentare le candidature. Stasera noi abbiamo un coordinamento regionale, quindi in quella sede decideremo se è opportuno o no per seguire questa strada anche come Italia dei Valori, e comunque ci si riserva, visto che si sta costruendo un percorso che non è scritto, di valutarlo prima del 17 alla fine, insomma, questa strada, perché se bisogna dare una mano a qualcuno magari faremo anche scelte diverse, insomma non abbiamo bisogno di essere per forza la partita, perché così c'è visibilità, insomma mi pare che non è questa la strada, insomma, da perseguire. Abbiamo rivendicato molta umiltà dentro questo tavolo, perché stiamo parlando della Lombardia, di 10 milioni di abitanti, perché ognuno qui si candida a fare il presidente della regione, non vogliamo, questo non può essere l'unico motivo di mettersi a disposizione per questo lavoro. Su questa strada abbiamo chiesto anche condivisione sui territori, come abbiamo sempre fatto, pur magari pagando partito, come il comune di Milano. Questo nessuno può permettersi di dire che nel comune di Milano l'IDV non sia in maggioranza. Se poi Pisapia ha preferito non prenderci in giunta, se ne assume le responsabilità, continua a mantenere, ma noi continuiamo a rivendicare il diritto di essere parte di quella maggioranza lì. In consiglio comunale, quando interviene il nostro consigliere, interviene comunque a nome della maggioranza per quella parte che rappresentiamo, piaccia o non piaccia. E quando siamo critici e pesanti perché le cose che arrivano sul tavolo del Consiglio Comunale sono diverse da quelle che abbiamo presentato un anno fa in campagna elettorale. Quindi se arrivano iniziative o proposte di privatizzare gli aeroporti, o se lì queste cose nel programma non c'erano, diciamo i motivi per cui la strada non la vorremmo perseguire. Se si fa la scelta di risanare il bilancio a scapito di tutti, quindi senza operare sull'IMU, con motivazioni ben precise, ma solo con il fatto che senza quell'imposta lì i conti non quadrano e non si mette in discussione anche il capitolo delle spese, noi su queste cose siamo sempre comunque critici. Vorremmo che i cittadini, tra l'altro i comuni, hanno la possibilità, come l'hanno fatto sulla questione ambientale, di fare dei referendum. Bene, siamo un centro-sinistra che ne fa un vanto di queste battaglie, credo che anche le amministrazioni comunali devono imparare a coinvolgere i cittadini su scelte dolorose come sono queste, magari, che vanno a incidere sulle possibilità di sopravvivere le nostre famiglie. Ricado sul tavolo
bresciano, che è il motivo per cui siamo qui con anche Francesco Patitucci, il nostro consigliere regionale uscente, e con Palmirani, che è il coordinatore di Brescia. Noi abbiamo posto una serie di questioni sul tavolo e credo che abbiamo fatto un percorso di confronto con una parte di città, non con tutta, perché avremmo voluto farlo, però con una buona parte. E lo stiamo facendo oggi ancora nei banchetti quotidianamente, perché nessuno si tira indietro, abbiamo chiuso i banchetti perché c'è un momento di difficoltà, anche li abbiamo rafforzati e quindi questo confronto continua. A nostro avviso alcune questioni di fondo poste sul tavolo rimangono, perché la questione della A2A credo che rientri benissimo nel concetto di bene comune che abbiamo messo nella carta dei valori della Lombardia, cioè qui non è che facciamo un referendum, continuiamo a dire che è un bene pubblico e poi noi invece facciamo finta di niente mentre le leggi regionali vengono avanti e privatizzano di nuovo l'acqua in barba ai referendum. E quindi quando abbiamo delle aziende pubbliche di questo peso, che incidono non solo su Brescia ma su un territorio almeno mezza Lombardia, vorremmo sapere perché stiamo investendo risorse dei Lombardi per risanare le centrali idroelettriche sulla Sila e invece magari non siamo più in grado di valorizzare le centrali idroelettriche lombarde sulle nostre Alpi in Lombardia. Quindi posto queste cose, credo che non abbiamo fatto male a nessuno a dire questo. Ho chiesto naturalmente a Maurizio Martina un tavolo con i segretari provinciali, nostri e loro, per un confronto. Per adesso non abbiamo risposte, naturalmente capisco che Maurizio Martina ha avuto priorità sulla questione regionale e ancora magari alla testa un po' lì, però non siamo noi a rifiutare i confronti. Credo che in politica, al di là se uno in maggioranza o in opposizione stiamo nello stesso schieramento, se i partiti non parlano tra di loro, specialmente se arrivano da una stessa area, non fanno bene, al di là delle conclusioni, ma credo che questo è il mio dovere, rivendicare il diritto di sederci a un tavolo che non è solo cittadino, perché Brescia non è che è un enclave dove entrano solo i bresciani. Brescia è un centro economico per la Lombardia, l'Europa, ma è un centro culturale, università, quindi non è che possiamo far finta di non saperlo. Io vengo dall'ultimo paese della Valseriana, o il primo, secondo come si guarda, dove nasce il Serio. Ho due figli e sono nati nell'ospedale di Brescia, quindi, ma non perché mi piaceva Brescia, perché la soluzione ai problemi che avevamo arrivava dall'ospedale di Brescia ed era l'unico in quel momento a livello nazionale. Quindi vorremmo che queste cose non fossero un'esclusiva dei bresciani, ma con serenità affrontassimo queste cose su tutti i tavoli, perché vorremmo che rimanesse questa caratteristica. Questo è lo sforzo che facciamo. Io poi su articoli che danno più peso a un dirigente o all'altro, dico, i dirigenti ci sono come non ci sono. Se non piace Maurizio Gipponi, può dire mi siedo, ma non c'è Maurizio Gipponi, non è giusto, non è legittimo, ma non faremo una tragedia. Però non è così. Che non sono candidato, quindi. Ma non è così. Sono candidato per Brescia. Questo non lo so, lo decideranno i divi bresciano. Lo decido io, cioè io non ci sono. No, tu non ti puoi accettare la candidatura. Funziona così, in democrazia per adesso. I partiti o associazioni candidano e i candidati accettano la candidatura. Vabbè, diciamo tu puoi non accettare la candidatura. In diretta, ma le autocandidature, ci ho detto prima, anche per la regione non sono un bello stile, insomma, quindi ci fa piacere. Qui c'è la retro. Però funziona così, insomma, ecco. Poi sullo sfondo ci sono le regionali ed è un'occasione dopo 18 anni, 17 e passa, finalmente, di proporre un governo di centro-sinistra, un'alternativa seria, e io faccio appello alla coscienza di tutti i partiti del centro-sinistra e dire ma la seconda città della Lombardia ha una strada diversa e pensa di far bene in questo momento il percorso che stiamo facendo sull'obiettivo principale. Qui l'obiettivo principale, ricordiamoci, che è il governo di una regione da 10 milioni di abitanti,
e non sono i suoi 27, adesso non correggermi, 30 miliardi di bilancio all'anno, ma sono i 10 milioni di abitanti. Sono la capacità della Lombardia di fare proposte anche in economia, nel mondo del lavoro, capaci di tirarci fuori da una situazione così pesante come l'Italia. Quindi se questa cosa non è, è fondamentale, nessuno pensa un passo indietro ma pensa solo al proprio orto, poi dopo saranno sempre comunque i cittadini a giudicare. E per non far finta di dimenticarci di un passaggio, noi siamo un partito che ha queste proposte, che ha una serie di azioni parallele a quella dei grillini, o come si chiamano adesso i rappresentanti dei cittadini, la francese, no, non è che ti ho detto, adesso io non leggo bene tutte le disposizioni, ma non volevo offendere, ma che chi si propone, dove devono essere fuori tutti dalla politica, bene, però noi abbiamo ancora la cattiva abitudine di stare in corso Zanardelli, di andare a Edolo, di andare a Rovato, insomma andare nelle piazze e prenderci gli insulti. Io ho preso anche delle sberle all'epoca da un confinato in Alta Valseriana, però è successo anche questo, insomma, un confinato per criminalità, però lo facciamo con convinzione. Quindi questo è. Poi se sul governo della città o sul governo della Lombardia arrivano proposte serie di convergenza, di un'azione per un'alternativa al centrodestra qui in Lombardia, noi saremo assolutamente attenti anche a questi richiami. Poi le idee che vengono fuori mica sono tutte idee che non, anzi, buonissima parte, ripeto, fa parte ormai di un patrimonio nostro, e quando parlavamo di trasparenza negli atti, non è solo pubblicarla in rete adesso, ma è coinvolgere anche la gente sulle scelte e decisioni, un passaggio in più che può essere anche fatto attraverso la rete, perché no? A volte, perché i sondaggi non li possono usare solo i giornali quando vi piace o non vi piace il candidato presidente della regione, e poi magari lì c'è qualcuno che si è schizzato a schizzare sempre per tastino e non ci sono filtri. Però il comune oggi ha una capacità, tutti i nostri comuni in Lombardia oggi, anche di gestione di questo sistema della rete, che ci rende tranquilli, quindi potremmo essere convergenti con loro su battaglie di questo tipo. E sulla difesa magari dell'ambiente ci mancherebbe, anzi che ce ne siano anche tanti di persone disposte a fare queste battaglie. Quindi non è mica detto che non ci siano, poi è chiaro che se si chiamano fuori per una questione di opportunità elettorale, perché rende di più andare da soli in questo momento che sporcarsi assieme a una serie di partiti, è una legittima scelta e che va rispettata comunque, non è che, però saremo molto attenti anche alle proposte che arrivano per i banchi